da Dario Sanghez nella sezione live di Serie C TV. E Armellino, ancora Lepore, il pallone per vie centrali, Saraniti! Andrea Saraniti ha bagnato così la sua prima in giallo rosso, si stende a terra, mani sul volto, le lacrime. È arrivato il fischio, Letizia ha provato a disegnare. Spigli dentro per Letizia che riesce a passare, Letizia! Il pareggio del Catanzaro, 1-1, Letizia. Forse solo due minuti per l'attaccante giallorosso. Poi ancora dentro questo pallone, attenzione, pericolosissimo, calciato da Spighi. Pallone in avanti, Letizia per Infantino, la sponda quasi involontaria, Infantino la conclusione per Ucchini. Per Lepore, il cross messo in mezzo, la rovesciata di Mancosu. Intanto in aria Dubiscas, si gira. In velocità se n'era andata la squadra calabrese, Dubiscas dall'altra parte, dopo l'occasione del Lecce, proprio Dubiscas dentro per Saraniti, ancora il passaggio e l'autogol clamoroso! L'autogol clamoroso di De Giorgi. Vicino per Armellino, lo scambio con Sonev, posizione regolare, Sonev in area di rigore, l'appoggio per Mancosu! Marco Mancosu! Al minuto 25 del secondo tempo di Riccardi, poi ancora Nicoletti, mette in mezzo il pallone, di testa, allontana come può Marino, dalla distanza Sabato, Perucchini, poi Torromino, ma arriva il triplice fischio, il direttore di gara, finisce così, 3-1 per il Lecce.